Buonasera da Carmen la sorella. Edizione straordinaria quest'oggi del telegiornale per una notizia riguardante il mondo dello spettacolo ed in particolare il ritorno della trasmissione comica Stasera mi butto. Vediamo il servizio di Antonio Lubrano. Salve, la domanda nasce spontanea. Mi butto o non mi butto? La risposta è lo so e non ve l'aspettavate. Io mi butto. Ed Aldo Biscardi, la parola allo sport. A risalve. Cari ringrazio Lubrano del collegamento mitico con il processo di lunedì. Mi sono fatte pure le capelle per l'evento, ma facciamo un presto con il tempo e tiranno. Io brevemente ti rispondo che mi butterei come una mazza fionda con Fandozzi. La linea fandozziana a te, Ugo. Dunque, ha detto. Dunque, decesi, mazza fionda, un uccello. No, una cresta. No, forse una marca famosa di pannolini. Oh, vieni un po' qua. Chi è che parla dei pannolini? Vieni, vieni. Oh, mi chiami De Magno. Vieni, dammi a quattro e sbattimelo violentemente sulla arcata sinistra. Mi raccomando, chiappa a gengia inferiore. Senti, grazie. Grazie. Pure io mi sono fatta il capello, anzi l'occhiale. Io volevo fare una domanda, mo, no? A parte tutto, c'è sta un collegamento fra Pampers e Linese? Pronto? Pronto? Chi è in linea? La linea è molto disturbata. Chi è in linea? Ah, Giovanna? Sì? Ciao Giovanna, sono Edwige, ciao. No, è Marianna? No, è Anna? Ah, è Paolo, ciao tesoro, sei sempre un tesoro, ti ringrazio tesoro. Come dici tesoro? Che ho le gambe più belle di Alba Pareti, ti ringrazio. Allora, come hai detto il nome giusto, Camper? No, è Pamper? E no, hai perso lo stesso 333 milioni. Ti ringrazio tesoro, un bacione tesoro, arrivederci tesoro, ritenta, perché no? Oh, tesoro? E chi ha parlato di tesoro? Ciao, da Francesca Dell'Era. Che andiamo a piar tesoro? Stasera? Oh, e che so tutte quelle facce? Non ve dovete preoccupare. Accendo io abbaglianti. Magda, non ho capito. Dimmi che c'hai da fare il caldo così importante. Stammi di tanto, sono da vedere i merci 18 minuti e 38 secondi. No, dai, dammi una spiegazione plausibile. Almeno dimmelo, dimmelo, dimmelo che c'hai da fare. Ma scusa, Furio, c'era la Marta Flavi in TV. Na, 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 na. Buon pomeriggio, ben trovati a questa nuova puntata di... A questa nuova puntata di Mi butto parliamone. Mi butto parliamone, adesso lo spiego subito, ma prima di aver salutato il nostro maestro Alessandro... Alessandro, scusate, non essere quella. Ecco, perché Mi butto parliamone? Perché gli ospiti che vengono qui in trasmissione non sono proprio concorrenti, fanno dei messaggi bizzarrissimi, per esempio...